che è un'opportunità, perché oltre ad essere con libri, Enrico Betti anche sta cercando di trovare degli strumenti, dei percorsi in cui riproporre i risultati dei suoi studi mantenendo il livello scientifico alto, questo che discutiamo sulle fonti che lui ha usato, ma attraverso un mezzo appunto visivo, come appunto il documentario, l'intervista, la riproposizione. Quindi questo è interessante come argomento, ma anche interessante come strumento, insomma, come metodo di comunicazione. Possiamo poi fare qualche, volendo, possiamo alludere alla public history, cioè la storia, che non è la storia pubblica, è la storia per il grande pubblico, tradurre in italiano, cioè la storia che deve essere rigorosa, precisa, ma riproposta per un pubblico di non professionisti, di persone che non si occupano professionalmente di storia. Questo è quanto, credo di potermi fermare, ti lascio la parola. Grazie. Grazie Brunello, grazie dell'invito, grazie a voi ragazzi di essere qua. Io spero che questa ora di film vi possa piacere, interessare, insomma, anche magari appassionare, e come succede a molti ragazzi, qui lo faccio vedere, devo dire, anche nelle scuole superiori. Consiglio a tutti quelli che sono oltre la metà della sala di venire più avanti, c'è un sacco di posto qua davanti, perché il film, come forse avete intravisto prima, è in gran parte sottotitolato e quindi non capirete niente. Poi se non ve ne frega niente, anche non essere qui in realtà, però vi consiglierei di venire più avanti davvero. Fatelo adesso, così non lo fate durante il film. Ovviamente poi chi non ha seguito verrà interrogato poi all'esame anche sul film. Quindi sarà presto. Quindi dovete seguire con grandissima attenzione questo film. Allora, io appunto, come diceva Brunello, sono uno storico di mestiere, uno storico freelance, nel senso che non lavoro all'università, sono vivo di questo mestiere, quindi faccio libri, film, viaggi della memoria, eccetera. E ho realizzato questo documentario che racconta una storia che ho incrociato nel corso delle mie ricerche, poi magari appunto ne parleremo più approfonditamente dopo. Che però va in qualche modo un pochettino introdotta storicamente, perché immagino la maggior parte di voi non sappiano, non per colpa vostra, non per ignoranza diciamo di responsabilità vostra, perché tendenzialmente questo è un tema storico ben poco approfondito, diciamo, nelle scuole italiane. E la storia di 20.000, quindi un numero molto grande, 20.000 partigiani italiani che combattono nella resistenza durante la Seconda Guerra Mondiale in Montenegro, dal 43 al 45. Ora, cosa ci facevano tutti questi italiani in Montenegro? Non sono andati dopo l'8 settembre, erano lì già presenti prima come truppe di occupazione. E già questo è un dato, diciamo, che è poco conosciuto. Cioè, gli italiani hanno, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, occupato una buona parte della Jugoslavia, di cui faceva parte anche il Montenegro, che oggi è uno stato indipendente, e schierando circa 250.000 uomini in tutta questa parte di Jugoslavia. In tutti i Balcani gli italiani erano circa 600.000, cioè stiamo parlando di cifre altissime, una percentuale di quasi metà dell'esercito italiano nella Seconda Guerra Mondiale è impiegata nei Balcani come truppe d'occupazione e combatte soprattutto contro i partigiani, cioè fa attività di presidio, di controllo del territorio in zone, in particolare proprio la Jugoslavia, dove c'è un'attività partigiana contro gli occupanti, cioè gli italiani, anche i tedeschi e altre truppe. Fino al 43, sapete, l'Italia era alleata con i nazisti, quindi combatteva contro i partigiani locali, che a differenza dei partigiani italiani sono esclusivamente comunisti, cioè esclusivamente guidati dal partito comunista jugoslavo, quello di Tito, se avete sentito nominare questo nome. Ecco, quindi gli italiani erano lì come truppe d'occupazione, in Montenegro ce n'erano circa 60.000 al momento dell'armistizio dell'8 settembre. Dopo questa data gli italiani vengono di fatto abbandonati al loro destino. Non sapete, l'armistizio è questo momento in cui l'Italia firma un accordo di tregua, di pace di fatto con gli alleati occidentali, ma di fatto abbandona al proprio destino le truppe italiane senza ordini precisi. Si dice che si è fatto un accordo con gli alleati occidentali, ma non si dice che cosa bisogna fare, se bisogna combattere contro i tedeschi, se bisogna arrendersi, che scelte bisogna fare.
e di fatto soprattutto le truppe schierate nei Balcani si trovano a non avere possibilità di scelta. I soldati in Italia spesso cercano di buttare le armi e tornare a casa, quello che invece succede nei Balcani è molto più complesso, perché tornare a casa è molto difficile, in particolare in Montenegro, che è una zona diciamo montagnosa ma che ha un tratto di mare. Si cerca di imbarcarsi e rientrare in Italia sulle navi. In realtà i tedeschi agiscono subito, cercano, disarmano innanzitutto i comandi e poi cominciano a disarmare le truppe. Per questa ragione è molto difficile per le truppe italiane lì riuscire a sfuggire. La maggior parte dei soldati, come in tutti gli altri Balcani, tutto il resto dei Balcani, verranno catturati dai tedeschi e trasferiti in Germania, dove diventeranno dei prigionieri schiavi del Terzo Reich, saranno considerati internati militari italiani, con una formula per non considerarli prigionieri di guerra, e quindi non sono soggetti alle convenzioni di Ginevra essenzialmente. Anche in Montenegro la maggior parte dei soldati di fatto vengono arrestati dai tedeschi, ma due divisioni, in particolare una divisione alpina e una divisione di infanteria, riescono a fare una scelta diversa. La divisione alpina combatte praticamente fin dal primo giorno contro i tedeschi, fa questa scelta soprattutto delle piccole unità della divisione, non tutta la divisione, ma vengono sconfitti dai tedeschi e quindi si ritirano all'interno delle montagne. L'altra divisione invece è una divisione che si trova schierata in una parte molto periferica del Montenegro e quindi in qualche modo ha più tempo per decidere, perché i tedeschi non sono interessati a occupare questa zona periferica, sono molto più interessati a occupare il mare, le zone più rilevanti da un punto di vista strategico. Quindi hanno un mese per decidere, in questo mese fanno la scelta di combattere contro i tedeschi e creeranno insieme i superstiti della divisione alpina e questi altri della divisione di fanteria una vera e propria divisione partigiana, che si chiama Divisione Partigiana Garibaldi, che combatte fino alla fine della guerra contro i tedeschi. Questa scelta è resa possibile solo dal fatto che queste truppe fanno un accordo vero e proprio di alleanza con i partigiani presenti sul territorio, che sono i partigiani comunisti di Tito. Quei partigiani contro i quali combattevano fino al giorno prima, contro i quali avevano combattuto per 2 anni e che quindi erano i loro nemici fino al giorno prima. Quindi è una scelta molto complessa, molto, molto difficile, perché va in contrasto in qualche modo con tutto il percorso ideologico che era stato quello dell'esercito fino a quel momento. Un esercito fascista che improvvisamente si trova a fare la scelta di allearsi con i partigiani comunisti. Potete capire che è molto complesso e molto difficile. Aggiungo solo 2 cose per farvi comprendere appieno il film e poi appunto entreremo più nel dettaglio dopo. Una riguarda proprio il nome Divisione Garibaldi, è un nome che viene scelto dai comandi jugoslavi in realtà, perché la Divisione Garibaldi di fatto, pur essendo una divisione interamente italiana, ma dipende dai comandi superiori jugoslavi in quel contesto, ed è ovviamente un nome che ha dei risvolti diciamo internazionalisti. Garibaldi è un eroe internazionale, l'eroe dei due mondi, un eroe riconosciuto come eroe in quasi tutto il mondo, soprattutto diciamo da un punto di vista di sinistra, quindi in questo contesto in particolare, ma ovviamente è anche un simbolo del risorgimento italiano, quindi viene ben accettato dai soldati italiani. E vedrete alcuni degli anziani reduci che ho intervistato in divisa garibaldina, cioè con la camicia rossa, come se fossero vestiti da garibaldini. Sembra un po' una pagliacciata, ma in realtà questo è il loro simbolo. Loro ovviamente non erano vestiti così, erano vestiti da soldati italiani, semplicemente con le divise che avevano indosso durante la loro esperienza di resistenza, ma nel dopoguerra hanno adottato come simbolo della loro esperienza di guerra la divisa garibaldina, proprio la camicia di Garibaldi, il cappello, eccetera. E quindi appunto curiosamente, se li vedete vestiti così, non c'entra niente con Garibaldi, ma c'entra col fatto che hanno scelto questo simbolo per rappresentarsi. L'altra cosa che dicevo riguardo alla ovvia e comprensibile diffidenza che esisteva tra i partigiani jugoslavi e i partigiani italiani quando hanno scelto di collaborare insieme, appunto erano nemici fino al giorno prima, nemici ideologici, anche in qualche modo nemici nazionali, perché comunque c'erano interessi
diciamo territoriali contrastanti, ad esempio in Istria, Trieste, eccetera, e quindi comprensibilmente c'era molta, molta tensione. Uno degli elementi più della spia più eclatante di questa tensione, di questa diffidenza reciproca, è data dal fatto che a un certo punto i comandi jugoslavi decidono di processare per i crimini di guerra commessi nei mesi precedenti, cioè durante l'occupazione, alcuni ufficiali italiani, che erano appunto, non tutti, ma in parte erano responsabili di alcuni crimini commessi in precedenza, fucilazioni, incendi di villaggi, eccetera. Magari ne parleremo più approfonditamente dopo, ma è solo per farvi comprendere il momento in cui io pongo proprio la domanda, chiedo, ma questi ufficiali che sono stati fucilati mi raccontano. E appunto sono una decina, 11 per la precisione, ufficiali che vengono processati per crimini di guerra e fucilati dai partigiani jugoslavi. È impressionante perché sono gli unici criminali di guerra italiani processati a causa dei crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale, gli unici in assoluto, perché tutti gli altri, quelli anche più importanti, generali, persone che avevano responsabilità più in alto, non sono stati mai processati e sono rimasti liberi nel dopoguerra. Alcuni hanno anche ricoperto incarichi di potere nel dopoguerra. È paradossale che gli unici condannati per crimini di guerra siano persone che comunque avevano scelto di appartenere a una divisione partigiana, avevano fatto la scelta partigiana, ma nonostante questo erano comunque considerati criminali per i crimini commessi in precedenza. Vi lascio la visione del film e direi che ne parliamo magari dopo, anche se avete domande o curiosità. Grazie.